Buongiorno cantanti! Oggi inizieremo il nostro percorso nella natura. E nella natura canteremo ritmi, melodie, intervalli, scale. Oggi in particolare ci occuperemo di un tema a me molto caro, nel canto, che è la spontaneità del suono. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di mettere un like e di condividere i miei video e di iscrivervi al mio canale. E se volete potete sostenere il mio progetto con una donazione su PayPal o su Patreon. In sottofondo sentirete delle improvvisazioni eseguite dal maestro di percussioni Corrado Dado Sezzi e in alcuni casi anche delle improvvisazioni mie con la voce. Buon lavoro a tutti. Iniziamo. Spontaneità. Il canto è una disciplina che parte dal respiro. Se pensiamo al nostro corpo come ad una macchina, non facciamo altro che creare blocchi e tensioni. Noi dobbiamo sciogliere quei blocchi e quelle tensioni respirando, ritornando a gesti spontanei come quelli dei bambini. Eseguiamo un sospiro di sollievo un paio di volte. Se non sentiamo un vero sollievo e il respiro va a scatti, allora lo ripetiamo. Se sentiamo questo, così, eseguiamo un sospiro di sollievo. Adesso eseguiamo un respiro silenzioso e profondo, quello del canto. Apriamo la bocca, senza forzare l'aria. Bocca morbida. Apriamo solo il torace, come fosse una fisarmonica, con i muscoli intercostali. Espandiamo. Dobbiamo sentire proprio che si allungano i muscoli intercostali, dalla schiena fino avanti. Un altro respiro silenzioso e profondo, bocca aperta. Lasciamo entrare l'aria mentre apriamo il torace. L'aria entrerà in modo naturale e noi, togliendo le tensioni, ritroveremo quella spontaneità che le tensioni tolgono. Il nostro suono ritorna libero. Il nostro suono deve essere spontaneo, come i giochi dei bambini quando imparano a parlare. Esercizio 1. Exercise 1. 2. 1, 2, 3, 4. Ta ka ta 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 di ba di ba di ba di ba ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta di ba di ba di ba di ba voi you Esercizio 2. Exercise 2. Ta ka un ta ta ka un ta ta ka un ta ta ka un ta. Dui ra ba dui ra ba dui ba
Baduibab, 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 baduibab. Voi. You. Esercizio 3. Exercise 3. 1 2 1 2 3. Taka taka ta taka 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 ta taka. Dweedy bad bap, bubba dweedy bad bap, bubba dweedy dab bap, bubba dweedy dab bap, dweedy dweedy dab bap, bubba dweedy dab bap, bubba dweedy dab bap, bubba dweedy dab bap, bubba. Voi. You. Intoniamo la scala diatonica maggiore per individuare le note che ci servono. Su queste note noi costruiremo l'intervallo che oggi ci serve cantare, che è la terza maggiore. Allora. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Abbiamo quindi un, due, tre, un, tung, 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 tung. Diggity diggity ding 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 ding. Molto bello. È vero che anche solo un intervallo può essere molto magico, dipende dall'importanza che diamo noi a quelle note, da come le facciamo risuonare, da come ci piacciono in quel momento, dal ritmo che diamo loro. Ora intoniamo una scala minore per vedere come sono posizionate le note sulla scala dell'intervallo di terza minore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, dun, 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 dun. Dun twi dun twirip dun dun twirip dun tu tu twi dun twi dun ding 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 ding. Ora confrontiamo terza maggiore con terza minore in modo ravvicinato. Tum ting tum ting tum ting tum tum ting ting tum ting tum ting tum ting tum tum ting ting tum tum ting ting. Potete sentire i toni e i semitoni perché quando noi cantiamo la terza maggiore
cantiamo due toni. Quando noi cantiamo la terza minore, cantiamo un tono e un semitono. Quindi se cantiamo la terza maggiore e minore vicine, non stiamo facendo altro che un cromatismo, cioè stiamo cantando un tono e un a distanza di un semitono. Sentiamo la differenza tra il tono e il semitono. Non nella terza adesso, proprio tono e semitono. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Proviamo. Tun, 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 tun. Tum ta da 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 tum. In questo caso è come se stessimo cantando un intervallo di seconda maggiore e minore, cioè tono e semitono semplicemente. Tun 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 tun. Qui abbiamo due semitoni e scendiamo con un tono. E qui una frase cromatica. Possiamo fare tanti giochini con i toni e i semitoni, molto divertente. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e che gli esercizi vi abbiano divertito. Io vi invito a scrivermi commenti, a scrivermi email e se volete delle lezioni online oppure in presenza, quando sarà il momento, perché per ora non è ancora il momento per quanto mi riguarda, scrivetemi a info@elenavilla.it. Possiamo parlare, possiamo confrontarci su alcuni temi, possiamo prendere accordi per incontrarci online. Quindi vi aspetto qui sul mio canale per il prossimo video. Buon canto a tutti! Ciao!